A poco più di 24 ore dall'inizio del mondiale, l'attenzione di molti sembra del tutto deviata dallo spettacolo offerto in campo dai calciatori. In Brasile, infatti, permangono le paure relative alla sicurezza, mentre le proteste contro il carrozzone della corruzione vanno avanti da mesi. Ma anche nelle stanze del potere del calcio si assiste a una sorta di guerriglia. Il presidente della FIFA, Sepp Blatter, lunedì ha ribadito che le accuse di corruzione per l'assegnazione dei mondiali 2022 al Qatar sono dovute a ragioni razziste, parole che hanno scioccato molti membri del board FIFA, soprattutto all'indomani della notizia secondo la quale Blatter vorrebbe ricandidarsi alla presidenza per la quinta volta. Quando la gente pensa alla FIFA, pensa alle tangenti, agli amici degli amici, alla corruzione e via dicendo. Sì, Blatter sta guidando un processo di riforma, è vero, ma sta cercando di fare riforme su un sistema sviluppatosi sotto la sua presidenza. Guardi, io sono fisso su Twitter, quindi so cosa pensa la gente. Gli ho detto, vai su hashtag Blatter o hashtag FIFA o hashtag FIFA Mafia e leggiti il pensiero di milioni di persone a cui non piace quello che fa la FIFA e ne hanno un'immagine diversa dalla tua. Il presidente della Federcalcio olandese, Michael van Praag, entra dunque a gamba tesa sul presidente della FIFA che con le sue dichiarazioni sta oscurando il mondiale, ovvero il prodotto principale dell'organizzazione di cui è a capo.